Certo, sono molto contento anche stasera del gol, però sono contento per il punto portato a casa perché non è stata una partita facile, poi soprattutto abbiamo fatto le ultime due settimane tre partite e siamo anche stanchi. Sì, però credo che con il Mister è la prima volta che li andiamo a prendere alti perché l'abbiamo provata a preparare così e credo che oggi abbiamo dimostrato che... Oltre a difendere sappiamo anche attaccare, dato che loro erano sempre in difficoltà e quindi magari cerchiamo più di usare questa strategia che magari quella passata. Certo, è vera, questa cosa qua è vera, però alla fine bisogna anche vedere che prima la Pistoiese si deve, deve pensare a salvarsi e poi <coughs> bisogna pensare a playoff. perché... Alla fine non si può parlare di playoff a meno a quattro partite dalla fine. Eh, le cose anche quest'anno sono andate così, quindi purtroppo ora bisogna pensare prima a salvarsi e poi dopo a tutto il resto. Ah, sì, a livello personale sarei molto, sarei molto contento anche perché alla fine per un attaccante il gol è molto importante anche perché vivi la settimana diversamente a come magari la vivi quando non fai gol però si lavora anche su questa cosa qui ovviamente sì Renate è una buona squadra però credo che se giochiamo come oggi e andiamo a prendere alti anche loro vanno in difficoltà perché ovviamente nonostante siano una buona posizione di classifica però non hanno dimostrato non hanno dimostrato di essere alla pari nostra quando abbiamo giocato qua in casa sì, sì speriamo in, questi, in queste ultime quattro partite di entrare in doppia cifra sarebbe una Bella soddisfazione personale e a livello di gol, sarebbe molto importante per me. Ma no, eh, i tifosi, d'altra parte, alcune volte ti fischiano, alcune volte ti applaudono. Ovviamente si aspettavano un risultato diverso perché questo è un derby, però noi in campo eravamo molto stanchi e non riuscivamo più ad attaccare.